Bentornati a Sei che in Puglia. Oggi parliamo della memoria, intesa come rievocazione storica sulla Shoah. E a fianco a me, Alessandro Campanella, vicepresidente dell'Associazione Giovani Castellanesi e rievocatore Salvatore Marigliano. Come è nata l'idea? Alessandro, ora tocca a te. Ebbene, questa idea nasce nel 2019, siamo ormai giunti alla terza edizione. Dopo il 2020 e il periodo di stop, abbiamo scelto di continuare questo progetto, un progetto per ricordare sicuramente la memoria, quindi la memoria di chi non è più tornato da quei campi. Ce lo ricorda sia Primo Levi con comprendere è impossibile, conoscere è necessario, e ce lo diceva anche la senatrice Segre con una lettera rivolta all'Associazione Giovani Castellanesi. Noi continuiamo questa manifestazione, questo evento, perché crediamo nel far conoscere e comprendere al meglio quello che è stato, facendo vivere delle sensazioni per essere deportati solo per qualche minuto, per essere così parte integrante di un percorso, quindi visitatori ma anche protagonisti, con unica certezza che noi torneremo davvero a casa, come davvero per pochi è accaduto. Alessandro, e qui dove ci troviamo? Palazzo Domus Artis Maria Rubino, gestito dall'Associazione 1171 L'Origine, che noi ringraziamo per aver ospitato questa manifestazione. Questa idea nasce a Castellana Grotte da un'amica e un'associata dei giovani castellanesi, Gaia Romanazzi, coinvolgendo vari rievocatori come Salvatore, Francesca, Marco. Vengono tutti da lontano perché anche loro credono nel valore del rievocare questi momenti per far conoscere. Abbiamo riprodotto un campo di concentramento solamente in poche stanze per far capire quelle che erano le ambientazioni principali. Salvatore, parliamo di rievocazione storica. La rievocazione storica è volta a ricordare alcune cose che sono successe durante il periodo storico. Tutto questo perché? Perché ovviamente c'è voglia di raccontare il passato, quello che è successo. Noi cerchiamo di realizzare questo. I rievocatori sono persone che cercano nel massimo possibile di assumere le pose, le forme e i modi di vita che avevano a quei tempi. Come io stesso rappresento un militare inglese o del Commonwealth, e praticamente, diciamo, ne indosso gli abiti e ne assumo anche la personalità. Cerchiamo di far ricordare alle persone quello che è stato. Solo guardarci mette una certa sensazione, una certa impressione. A volte ricordare il passato è importante soprattutto per andare avanti e creare un futuro che non sia uguale a quel passato. Imparare dagli errori che sono stati per cercare di evitarli nel futuro. Grazie. Da qui inizia il viaggio. Ebbene, la stanza dell'ufficiale medico. Questa è la stanza dove uomini e donne venivano marchiati. Questo era un numero. Quest'anno noi abbiamo scelto di assegnare il numero di Anna Frank per ricordare anche la sua memoria in particolar modo. Un timbro che veniva posto sull'avambraccio solitamente delle persone, e l'ufficiale medico sceglieva se potevano essere idonee a regime e quindi utili al lavoro, oppure da scartare, non idonee e quindi da mandare alla selezione, alle docce, alla camera a gas. L'ufficiale medico segnava i nomi perché da quel momento perdevano la loro identità, perdevano il nome e il cognome e diventavano un numero che li accompagnerà per tutta la vita nei campi. Francesca è una delle rievocatrici e adesso ci spiegherà un po' meglio nei dettagli. Allora, io sono vestita da Helferin delle SS, che erano, diciamo, un corpo specifico, erano radiotelegrafisti che si trovavano all'interno del campo e potevano anche occuparsi dello smistamento e della gestione del flusso di persone che venivano portate all'interno. Qui ci troviamo all'interno della stanza dell'ufficiale medico, dove venivano appunto portate le persone
e diciamo smistate e timbrate poi dal capo, che era un aiuto, un'aggiunta alle SS che si occupavano della gestione del campo, quindi era un sostegno. E qui veniva preso il nome della persona, il cognome, e veniva poi effettuato il marchio e veniva smistato all'interno dei capanni che si trovavano poi dentro il campo di concentramento o di lavoro. Passiamo la parola a Marco. Allora, questa è quella che indosso io, una divisa da sottufficiale del SS, Schutzstaffel. Quello che è la parte della branca SS destinata alla sorveglianza e alla gestione dei campi era la Allgemeine SS, mentre le Waffen SS erano i reparti prettamente combattenti, dotati di fanteria e carri armati. Questa, nella fattispecie, la Totenkopf, era una divisione creata appositamente per la gestione e la sorveglianza dei campi. E ora tocca a Marco, che rievoca ufficiale medico. L'attività del medico erano molteplici le attività. Diciamo che prevalentemente, quando arrivava il deportato e veniva preso in carico, si destinava se il deportato era abile al lavoro o non abile al lavoro. Infatti, a tutti i deportati venivano chieste le attività che svolgeva nella vita normale quotidiana. Venivano poi separati comunque gli uomini dalle donne, non dovevano avere assolutamente contatti, e venivano separati anche i bambini. Per quanto riguarda poi il discorso dei non abili al lavoro, venivano purtroppo scelte persone alle quali venivano applicati degli esperimenti che dovevano servire per lo sviluppo della medicina in senso lato, a mio avviso, oppure venivano utilizzati anche per fare degli esperimenti che potevano servire e capire come aiutare i militari in situazioni estreme. Estreme cosa significa? Ad esempio, per gli aviatori, quando volavano ad alte quote con temperature gelide, oppure personale che si trovava in acque con il freddo, per vedere come il corpo reagiva appunto a situazioni di stress, a situazioni di marce continue, perché ricordiamo che i militari, i soldati, erano assoggettate a talvolta a marciare di notte e di giorno senza fermarsi anche per 4 giorni di fila. La cosa più tragica erano soprattutto i gemelli e i bambini che erano affetti da rachitismo e da nanismo. Questi purtroppo venivano soggettati a delle sorti che erano veramente immani, e soprattutto i gemelli venivano separati e con una sorta di attività con tempi uguali venivano uccisi e venivano poi controllati i vari organi per vedere se la situazione di vita, seppur separata ma contestuale, aveva la stessa situazione poi sugli organi dei due bambini che venivano, tra virgolette, uccisi. Ecco, questo era nel campo di concentramento l'attività che aveva l'ufficiale medico. Alessandro, qui siamo nella stanza degli effetti personali. Bene, dopo aver perso il nome e il cognome, essere diventati un numero, si perdeva anche la propria origine, la propria storia e i propri ricordi. I ricordi rappresentati anche da una semplice foto, una foto personale come anche una foto di famiglia. Non erano più concessi avere ricordi e quindi si lasciavano anche le foto. Come i bambini erano costretti anche a lasciare i propri giocattoli. I bambini non avevano più diritto ad avere giocattoli, non potevano più neanche anche giocare, e come anche le cartoline, le lettere, era concesso scrivere e avere 3 lettere all'anno. Sono solamente 3 lettere che venivano controllate e censurate. Non era possibile sottolineare, non era possibile
puntare, non era possibile scrivere nulla che riguardasse il campo, perché doveva essere tutto autorizzato dal regime. Insieme alle cartoline si perdevano da subito anche effetti personali, come anche i soldi. Si toccava anche la propria identità fisica, perché ogni deportato, uomo o donna, era costretto a tagliare i capelli. Volere o non volere, ti tagliavano i capelli. Dopo gli effetti personali, che cosa succedeva? Bisognava essere utili al regime, quindi adatti al lavoro, e se selezionati come utili si entrava direttamente all'opera. Quindi le donne dovevano cucire per il regime, essere pronte e a disposizione con la cucitura. Gli uomini erano adatti per i lavori di forza, quindi miniera, pietra e lavori di terra. I lavori principali gestiti dagli uomini erano quelli di riparazione dei campi. Bene, o si lavorava oppure non si andava avanti. Il lavoro rende liberi. Qui Alessandro? E questa è una camera con più elementi, perché il dormitorio poteva essere composto sia dai letti, quindi un luogo dove si dormiva, ma anche deposito di cibo. La realtà dei fatti è che il cibo era scarso e non era propriamente utile alla costituzione di ogni persona, perché stremati dal lavoro fisico avevano veramente poco e pessimo cibo. 3 pasti al giorno all'incirca, con pensiamo anche al pane duro che noi scartiamo, e invece loro erano costretti a mangiarlo. All'inizio anche i primi deportati rifiutarono il cibo, seppur costretti, ma poi lo stremo delle forze e la fame li portarono a mangiare. E poi c'è un altro dettaglio, il bagno, perché dopo l'orario di coprifuoco non si poteva più uscire dalla camerata, e quindi anche un cattivo odore dovuto anche ai problemi intestinali dovuti allo stress, al lavoro fisico e al pessimo cibo. Tanti elementi in un'unica camera e tanta storia ancora da raccontare. Qui avete riprodotto la camera a gas. Sì, è una parte essenziale di questo percorso, perché sempre nel vivere l'esperienza, stare chiusi in una stanza piccola, grezza, dove 20 persone sono strette tra di loro con il fumo sparato tra i piedi, si sente questa sensazione particolare. La camera a gas nella storia ha portato alla morte di migliaia di persone. In questa esperienza invece saranno fortunati, perché dopo essere stati gassati, così utilizziamo dei termini tecnici, dopo questa esperienza arriverà la liberazione delle truppe alleate. Grazie mille Alessandro Campanella, ringraziamo anche Salvatore, Francesca, Marco, Valentina e Marco. Sai che in Puglia ringrazia l'Associazione Giovani Castellanesi e l'Associazione Nazionale Sottufficiali d'Italia. Sai che può interessare o coinvolgere anche te.